E continua il nostro viaggio a Cosmo Pharma. Siamo stati a Pinerolo Torino, poi a Noto, Siracusa. Ora torniamo in Puglia. Antonio De Donno, sempre associato, farmacia associata a Uniclub. Ecco, com'è questa esperienza in Uniclub intanto? Un'esperienza bella, importante, da allegria, porta allegria in farmacia, divertimento, la gente viene, vuole vincere. Sogna la crociera, una bella esperienza. Insomma, la farmacia è il luogo dove si viene a cercare soluzioni per la propria salute, ma dove in qualche modo si può costruire anche un buon rapporto e fare in modo che duri nel tempo, quindi si consolidi il rapporto con il farmacista, che evidentemente, si diceva prima, è una figura importante soprattutto nei piccoli centri, no? Sì, infatti noi al primo posto mettiamo sempre la persona. E prima di ogni cosa noi siamo un punto di riferimento per tutte le persone, per tutti i nostri clienti. Certo, aggiungere anche un sorriso alle persone, o comunque dare un regalo, che può essere dalla piccola borsa alla crociera, dove è ambitissima da tutti, è sempre una bella soddisfazione, perché poi facciamo gli eventi, le feste. Quali sono i clienti tipo delle vostre farmacie? Qual è la richiesta che è più comune che vi viene fatta dai clienti quando entrano in farmacia? No, vabbè, i clienti hanno bisogno di sentirsi rassicurati. Abbiamo clientela di tutte le fasce, abbiamo giovani, meno giovani, anziani, dove noi siamo diventati ormai il primo presidio. La gente, prima di andare al medico di famiglia, viene da noi per cercare di risolvere subito il problema. Quindi diciamo le farmacie come primo punto di riferimento per la salute del cittadino. In che modo Uniclub vi ha aiutato a crescere, soprattutto lato comunicazione, fidelizzazione della clientela? Ecco, come vi ha trasferito questa competenza specifica che, insomma, di cui loro sono portatori? Uniclub ha fatto per la prima volta un ragionamento diverso rispetto alle tante fidelity che ci venivano proposte, e ha reso il mercato delle fidelity frizzante, perché al contrario dei supermercati e degli ipermercati, in farmacia non si viene sempre, si viene una o due volte al mese, anche tre volte, quindi la scheda era un soggetto passivo. Con Uniclub, col fatto che comunque si è sempre stimolati un pochettino per i premi, un pochettino per la campagna di ricerca Teleton, comunque la pubblicità che fa, che è abbastanza importante, la gente chiede di essere fidelizzata e torna proprio anche per caricare i punti, perché quando arriva il giorno dei doppi punti si vede proprio in farmacia un incremento del fatturato. È un'azienda in continua innovazione che cerca continuamente soluzioni nuove per voi. Delle soluzioni proposte negli ultimi anni, qual è quella che vi ha soddisfatto e colpito di più? In questo momento, in ottica futura, mi auguro, anche se vedo che già i passi sono stati fatti, che Uniclub, oltre a fidelizzare i clienti, ci mette a disposizione la piattaforma con i numeri dei clienti. Quindi possiamo fare anche un business diverso, raggiungere direttamente il cliente o tramite mail o tramite telefonino, quindi diciamo un rapporto diretto, ed è una cosa importante anche per il farmacista, perché avere il cliente a portata di mano e avere i propri dati è una situazione nuova, importante, da non trascurare. Insomma, stiamo davvero girando l'Italia da nord a sud. Ora siamo appena stati a sentire una voce che arriva dalla Puglia, da Maglie appunto, e devo dire però la voce è unanime da nord a sud. Le farmacie associate a Uniclub sono evidentemente un progetto solido, consolidato, che ha grandi margini di crescita e che soprattutto realizza sul mercato la cosa più importante: tenere il cliente al centro. Grazie. Grazie a voi.